bisogna far saltare la terra. Saltare la terra. La terra vuota e gelata. Con il bambino affamato. La terra infame. Non resta più niente per Anna. Anna muore di fame. Bambine, adesso faremo una bella raccolta di margheritine. Vediamo chi mi porta il più bel mazzetto. Guarda, guarda qui quante ce ne sono. Benedetta bambina che non conosci le margheritine. Bambine, chi mi porta le margheritine? Cosa fai con quel Mi serve per copiare. Per copiare le margheritine? Certo, se no come faccio a riconoscerle? Anna Zeno. Anni 17, padre e madre viventi, ha una sorella minore, sana. Primi disturbi della personalità, non avvertiti dai familiari all'età di 6 anni. Studi interrotti alla terza media, quando per la prima volta viene internata in una casa di cura. Lascia la clinica solo nei brevi periodi di apparente miglioramento e vi ritorna per restarci dopo aver tentato il suicidio. Nella sfera affettiva, indifferenza al mondo circostante, rifiuto ostinato del cibo, angosce, idee deliranti, terrori autopunitivi. Nella sfera motoria, apatia, stupori, gesti automatici, stereotipia, autismo e allucinazioni uditive. Sottoposta nel corso degli ultimi 3 anni a terapie di shock, Anna vive in un grave stato di regressione infantile. Bottiglia. Bicchiere. Il dottore mi ha dato delle pillole per fortificarmi, ma so io cosa ci vuole per diventare forte e bella come la mamma. Il vento! Il vento che porta un messaggio per Anna. Il vento riempie la testa. Il vento entra dentro. Il vento. Dice che ha dentro come un filo teso nella testa, ma che a toccare non fa male. Adesso dormirà.
Tornerò a vederla stasera. Va bene. Non credere che non ci stia pensando anch'io, sai. Però hai fatto di tutto per non venire. Veramente il direttore che ha detto? Di aspettare, già, ma cosa? Non lo so. Naturalmente. Si sta svegliando, signora. Anna, tesoro, mi riconosci? Sono la tua mamma. Ho sete. Ma qui non c'è nessuno che ti dà da bere? Ho sete. Ancora? Basta, signora. Ma perché? Anna, che gioia sentire la tua voce. Dimmi, come stai? Io sto bene. Tu come stai? Mi sembra di rivivere. Ma lo sai che non riesco a crederci. Non voglio più pensare a tutti questi mesi. Ma adesso, tesoro, siamo venuti a riprenderti e ti portiamo a casa. C'è anche il tuo papà, sai. Enrico, dove sei? Perché ti nascondi? Ciao. Ciao, Anna. Io sto bene. Tu come stai? Lo vedi che tesoro si preoccupa di noi. Ci riconosce. Risponde. Sì. Forse ce l'abbiamo fatta. Ma come forse? Non hai sentito? Sono convinta che può tornare a casa. Magari. Prima bisognerà parlare col direttore. Per favore, occupati del conto. Sì. Dal direttore ci vado io. Intanto la veste. Ma veramente non so se posso. Può, glielo dico io. Enrico, vieni, su. Cerchi di rendersi conto, signora, che sua figlia ha dormito 15 giorni. Mi rendo perfettamente conto che lei sta facendo il suo mestiere. I dottori vivono nelle cliniche e le cliniche vivono sui malati. Mi pare che abbiamo pagato abbastanza. Questa è una clinica, signora, non un albergo. E sua figlia è una paziente? Era una paziente. Mi ha riconosciuto. Mi ha chiesto come stavo. Me la riporto a casa. Anna e sua figlia, lei può fare quello che crede. Se esce comunque è solo sotto la sua personale responsabilità. Come vuole. Andiamo a vedere sua figlia. Anna, tesoro, bisogna alzarsi, vestirsi. Su, lascia che ti aiuti io. Io sto bene, tu come stai? 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 Io sto bene. Questo non cambia niente. Me la porto via lo stesso. Se dopo 6 anni siamo ancora a questo punto. Mi creda, signora. È penoso doverlo ammettere, ma non ci sono alternative. Una clinica vale l'altra. E a casa Anna non può tornare. Forse. Ma io qui non la lascio più. Che facciamo? Come sta nostra figlia? Cosa possiamo fare? Ma perché non può guarire? Perché di questa malattia conosciamo solo il nome, ma non sappiamo cosa sia. Forse può saperlo solo chi la vive. Cosa farebbe lei se avesse una figlia come Anna? Beh, probabilmente è proprio quello che fate voi. Mi lamenterei delle cliniche, litigherei coi medici e non mi arrenderei mai.
Luzern, Endstation Terminus. Beim Aussteigen bitte die einzelnen Vorweise mit dir. Your show holding to the landing, please. Hai freddo? Vuoi qualcosa? Vedi, quello è il Righi, un monte famoso in Europa. Di lassù si gode una vista bellissima su tutto il lago di Lucerna. Un giorno ci andremo, eh? Vado a prenderti qualcosa? Sì. Io andrei a prenderti qualcosa. Non ti muovere, cara. Torno subito. Would you like to stand up there and look at the river? Voulez-vous vous lever et vous mettre là à regarder le mont Righi, s'il vous plaît? Le dispiace, Alzar, si. Grazie. Venga con me. Mi scusi, ma mia figlia non sta tanto bene. Quando si prende in cura uno schizofrenico, la prima impressione che proviamo è quella di paura. E se fossero loro ad avere paura di noi? Per definizione, gli schizofrenici sono degli anaffettivi, cioè degli incapaci di amare. È più facile invece che dietro un'apparenza di aridità nascondano un bisogno enorme di essere amati. È un bisogno che esprimono misteriosamente, in un linguaggio che non siamo ancora capaci di decifrare. Pronto? Sono l'ingegner Zeno di Roma. Sì, ho già chiamato stamattina. Scusi, con chi parlo? Ah, sì. Buongiorno, signora. È rientrata Madame Blanche? Avanti. Sì. Buongiorno, monsieur. Buongiorno. Allora è fissato per oggi. Siamo sicuri che rientrerà? Alle 4. Bene, molto bene. D'accordo. Grazie, Pacello. E adesso vediamo che cosa hanno preparato di buono. Ecco. Qui c'è una sfogliola ai ferri. Anna, vuoi scommettere che qui c'è la crème caramel? Eh? Mandano dei casi sui quali sono state tentate tutte le cure classiche senza alcun successo. So che le difficoltà sono enormi, che il mio compito è pressoché assurdo. Eppure io sono convinta che se si riuscisse a penetrare nel loro mondo e a soddisfare il loro bisogno di essere amati, forse la guarigione per gli schizofrenici potrebbe diventare possibile. Ci vuole pure qualcuno che assuma su di sé il loro male. No, signor Zeno. Non è che Madame Blanche non abbia voluto incontrarsi con lei. Ma...
È normale. Prima si visita il paziente, poi si parla con i genitori. Allora aspettiamo. Un sigaro? No, grazie. A che albergo è sceso, signor Zeno? Al Palace. Ah, il migliore. Già, migliori alberghi e migliori cliniche. Questo è certo. Qui vengono da tutto il mondo. Posso garantirle che come attrezzature, metodi psicoterapici, assistenza sanitaria, la nostra clinica può considerarsi unica in Europa. Li vede? Non sembrano gli ospiti di un albergo? Scendono in giardino, passeggiano tranquilli, prendendo il sole, ma sono sempre sotto sorveglianza. Deve sapere che per ogni paziente noi disponiamo di due infermieri. E poi si gode una vista, sapesse cos'è il lago al tramonto. Purtroppo oggi è una giornata un po' coperta. E Madame Blanche fa parte della clinica? Non siamo mai riusciti a catturarla, ma ci è di grande aiuto. Non importa, ci lasci sole, signorina. So che ti chiami Anna, io mi chiamo Bianca. Anna è un bellissimo nome. Sai, Anna, hai proprio dei bei capelli. So che hai tanta paura, ma so anche che puoi essere coraggiosa. Anna, io voglio aiutarti. E noi dobbiamo conoscerci. Ci vedremo tutti i giorni. E io starò con te. Tutto il tempo che sarà necessario. Sa cosa mi hanno detto? Che nel migliore dei casi, tra qualche anno, potrà rimettersi a giocare con la bambola. Ah, certo. Nelle cliniche non fanno complimenti. A meno di un miracolo. Lei si trasferirà qui in clinica per occuparsi di mia figlia? Se è necessario. Meglio però se Anna verrà da me ogni giorno. Ma se non può neanche camminare? Aiuteranno gli infermieri. Che disegni faceva Anna da bambina? Ometti, alberi, angeli, casette. Li ha conservati? No, non ci abbiamo mai pensato. Perché potevano servire? Ecco, questa è una S che Anna ha tracciato in mia presenza sul vetro. Non le dice niente? Non saprei. Silvia, forse Anna vorrebbe sua madre. Una madre. Comunque un fatto è certo, che questa S significa qualche cosa che Anna ha tentato di esprimere senza riuscirci. Vede, signor Zeno, io do più importanza ai simboli che alle cose. I nostri malati sono degli esseri primitivi, proprio come dei primitivi che, ignorando il linguaggio, si esprimono simbolicamente. S.O.S. è un grido d'aiuto. Allora, mi vuole lasciare sua figlia? Sì. Ti stavo proprio aspettando. Si accomodi, signorina. Anita.
Abbiamo tante cose da dirci a lei. Se ha bisogno di me, sono qui. Sì. Voglio che tu sia comoda. È il mio posto preferito. Tu non vuoi parlare perché hai paura. Ti sei sentita sola. E io voglio aiutarti perché non devi più soffrire. Anna, sei come tutte le altre. Una bella ragazza di 17 anni. Così ti stanchi. Non devi più farti del male. Io sono qui per aiutarti. Mi hai chiamato tu. Allora, stammi a sentire. Anna, vuoi guardarmi? Lo so che non puoi parlare, ma fammi almeno un segno. Vedi che non hai bisogno di sforzarti. Sono io che vengo da te. Possiamo già capirci. Guarda. Sono proprio contenta di rivederti. Ecco, siedi qui. Ormai è il tuo posto. Sai cosa facciamo oggi? Io metto su un disco e sentiamo una bella musica. Così ci riposiamo tutte e due. Thank you.
Anna ha tentato di distruggersi e ho dovuto usare la forza per impedirglielo. Mi ero illusa di essere entrata nel suo mondo dondolandomi come se fossi la sua immagine allo specchio, ma questo non è stato sufficiente a farle superare le sue angosce. Appena riemersa, è di nuovo regredita. Non permetterò a nessuno di farti del male. Certo. Anna è piccolina. Sì, sì. Anna ha ragione. Anna è piccolina e ha bisogno delle mie cure. Adesso Bianca darà qualche cosa di buono alla piccola Anna. Un cioccolatino per la piccola Anna. Anna vuole andarsene. A domani, dopo un buon sonno, tornerà da me. Signorina, Anna deve andare. Faccia passare nel mio studio. Va bene. A domani. Buongiorno, signor Denny. Buongiorno. Permette un istante. Si accomodi. Grazie. Ecco, questa è la scheda di Anna. Dopo ogni seduta prendo qualche appunto. Vuole che legga? Certo. Questa è la settima analisi. Comportamento assente, rigido, duro. A volte riesco a stabilire il contatto, a volte Anna lo rifiuta. Quando avviene il contatto, quando le parlo in terza persona, come si fa coi bambini. Anna rivela una grave regressione infantile. Insomma, non fa progressi. Non direi. Dopo 7 giorni di ostinato rifiuto, oggi per la prima volta sono riuscita a farla parlare. Cosa ha detto? Solo dei vagiti. L'importante è che accetta di essere aiutata, non rifiuta l'analisi. Questo è fondamentale. Quanto durerà l'analisi? Non lo so. Non lo posso dire, non so, un anno o 10. E non posso neanche prometterle una guarigione, signor Zeno. Dovrò dirlo a mia moglie. O preferisce che resti qui ancora qualche giorno? No. Non mi sembra il caso. Lei ha una famiglia a cui badare. Ha anche un'altra figlia, vero? Fortunatamente. Lo dico soprattutto per mia moglie. Non so dove saremmo oggi senza Mirella. Secondo i dati clinici, Anna si è ammalata all'età di 12 anni. E prima? Prima era assolutamente normale. Ma prima? Lei non ricorda qualche stravaganza di Anna? Io la vedevo così poco, ero quasi sempre in viaggio. Però un paio di cose me le ricordo ancora. Lo sa che quando faceva pipì aveva paura di scatenare il diluvio? E poi tante storie per mangiare. Che capricci. Ho fame, ma non mangio. Le sembra così grave? A sentire mia moglie ci ha dato più da fare Mirella che Anna. E Mirella è sana. Certo, questo non vuol dire. Quando pensa di partire? Domani stesso. Vorrei tanto rivedere Anna. Me lo consiglia? Non vuoi neanche vedere quello che ti ho portato? La frutta. Anna, le vuoi provare? Sono per te. Hai ragione. Non si risolve niente coi regali.
le compri tutto quello che vuole. È inutile, signor Zeno, Anna non può volere niente. Giornata fredda. Sono sempre io. Avanti. Avanti. Anita, perché non ci fa una bella tazza di cioccolata? Certo. Oggi non c'è Sara. Sta bene a piedi nudi, ci si sente più liberi. Ma che belle scarpe bianche. Bisogna stare molto attenti a non sporcarle. Ecco, così Anna starà molto meglio. Adesso Anna beve una buona tazza di cioccolata calda. Forse Anna preferisce un dolce o un succo di frutta. No. È proibito. Ma tu parli. Hai parlato. Hai parlato. Temo che avrà una crisi. È meglio rientrare in clinica. Ah, certo. Ora capisco perché Anna non può partire. Dimenticavo di metterle le sue belle scarpe bianche. Oggi Anna, per la prima volta, ha parlato. Come i bambini. Ha affermato la propria personalità con un rifiuto. Ma non sopporta la minima responsabilità. Non può chiedere nulla. E non può accettare niente di buono. Anna si sente colpevole. Cosa ho fatto? Un delitto di morte, di fame, un'infame ingiustizia. Ditemi cosa ho fatto. Ma che delitto ha potuto commettere, povera signorina Anna? Ho distrutto la terra. Ci mancherebbe altro. Cerchi di riposare adesso. La terra affamata. Non è gentile farvi aspettare, ma stavo telefonando.
Non so se abbiamo fatto bene a venire. Ha passato una brutta notte. Faremo una seduta breve, di pochi minuti. D'accordo. Anzi, Anita, ci chiami lei, se faremo troppo tardi. Allora la mia piccola Anna ha passato una brutta notte. Adesso viene a mettersi sul divano. Deve essere stanca. E io mi siederò vicino. Detesto che mi si tocchi. Ma non che tu mi tocchi. È naturale. Bianca vuole bene Anna. Bianca è qui per aiutarla. Nessuno può aiutare Anna. Nessuno, nessuno. Agli ordini si obbedisce. Ma la vedremo. Sì, signora. Ecco, ecco che cosa ti ha fatto il sistema. Accusa di un delitto infinito. Anna, piccola sbarra di ferro, chiede aiuto, agli ordini si obbedisce. Anna è colpevole se soffre tanto. Anna, piccola sbarra di ferro, abita all'asta nel Tibet. Io ci sto dentro, nessuno mi aiuta. Io soffro tanto, agli ordini si obbedisce. Sono sola, gridano sempre. Sento le voci, gridano dentro. Le voci, 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 le voci. Aiutami. Lo senti le voci? Le sento, ma sono delle piccole voci. La voce di Bianca è più forte. La voce di Bianca che dice a Anna di non avere paura. Anna abita nel Tibet. La regina del Tibet sta nelle sue terre verdi, ma è proibito mangiare. E Bianca può entrare nel paese del Tibet. Anna vuole accoglierla. No, no, signora. Intorno ci sono i muri e chi entra una volta non può più uscire. No, signora, tu non devi entrare nel Tibet. Se tu entri, il sistema ti inghiotte. Adesso Anna farà un disegno del sistema. Questo è il sistema che comanda e punisce Anna. Ah, ecco, il piccolo personaggio. La piccola sbarra di ferro che ha tanta paura. Si chiama così perché è insensibile, vero? Sì, non sente più niente. Ha 9 secoli ed è un lattante. Abita a Lhasa. Povero piccolo personaggio che ha tanta paura. È per questo che Anna grida e si fa del male. È il piccolo personaggio che sta dentro Anna che ha tanta paura. È lui che grida S.O.S. Ma Anna non deve più aver paura.
Nessuno può lottare. Gli ordini vengono dal sistema. Non senti le voci? Mia piccola Anna, ascolta la mia voce. La voce che ama Anna, che vuole salvarla. Questa voce dice che Anna non deve essere punita, che Anna è una cara bambina, che ha delle belle scarpe bianche. E quando si hanno delle scarpe così bianche, vuol dire che non si può essere colpevoli. Avanti, Anita. Riaccompagni Anna in clinica. Anna, cosa hai fatto? Non importa, signorina. Non ha nessuna importanza. Era un brutto vaso. Non mi è mai piaciuto. Allora, Anita, mi raccomando. Non è facile starle dietro, appena può scappa nell'orto. Anna ha avuto una nuova crisi di distruzione dopo che aveva stabilito un rapporto più profondo con me. Purtroppo io ho tradito la sua fiducia interrompendo il nostro rapporto con la venuta di Anita. È quindi colpa mia se Anna è diventata aggressiva. Per gli schizofrenici la separazione, anche la più banale, è un momento estremamente drammatico. Dovrò dedicarle ancora più tempo. Nessuno può aiutare Anna. Nessuno, nessuno. Agli ordini si obbedisce. Ma la vedremo. Sì, signora. Ecco, ecco che cosa ti ha fatto il sistema. Accusa di un delitto infinito. Il paese è crudele, senza anima e senza corpo, dove tutto è elettrico. Queste sono le parole usate da Anna per definire il sistema qui illustrato. Mi sembra una macchina molto minacciosa. È un sistema di punizione per la paziente. Sì. Tant'è vero che quando Anna entra nel paese del sistema può dare ordini e punire gli altri. Ma quando rifiuta di entrarci, ne è punita. Anna si disegna nel piccolo personaggio che giace sotto la minaccia dell'immenso occhio del sistema. È una chiara illustrazione del suo senso di colpa. Infatti, ecco un'altra forma di punizione. Anche questa scende dall'alto. Anna, in analisi, me l'ha definita come il pesante fardello di punizione e morte. Qui c'è tutto. In alto il sistema che incombe e punisce e le voci che ossessionano Anna. Più in basso il piccolo personaggio che si fa sempre più piccolo per poter scappare finché non trova rifugio e pace sulla montagna. E lei, Madame Blanche, pensa che questo sia un progresso per la sua paziente? Non lo so. Mi rendo conto, cari colleghi, che il caso che vi ho presentato solleva molti più problemi di quanti non ne risolva io. Buongiorno. Buongiorno, signora Zeno. Madame Blanche, perdoni se l'ho fatta aspettare. Ma, vede, qui stiamo cambiando tutto. Deve scusare il disordine. La mia povera testa. Vogliamo sedere? Una sigaretta? Perché non si accomoda? Prende qualcosa? Mi dica, Anna, come sta? Un po' meglio. Non molto. Ma abbiamo già ottenuto qualche piccolo risultato. Bisogna inventarsi una quantità di cose per riuscire a non pensarci. L'idea di portarla da lei è stata di mio marito. Perché io non ci credo più. Non ci riesco. Capisco.
Non si può continuare a sperare tutta la vita. È disumano. C'è un limite anche alla sofferenza. Ma lei mi sta giudicando, vero? No? Allora perché non parla? A cosa sta pensando? A Anna, naturalmente. Doveva essere molto bella da piccola. Incantevole. E tuttavia è una bambina che ha sofferto. Che si è costruita sulla sofferenza. Ne ho parlato anche al congresso. La sua malattia deve essere insorta nella primissima infanzia come un meccanismo di difesa o di rifiuto. Non vorrà mica dirmi che Anna, a casa sua, doveva difendersi da qualcosa. Anna è sempre stata una bambina complicata. Sapesse quello che mi è costato metterla al mondo. È stato un parto difficile? Un primo parto non è mai facile. E poi è arrivata proprio quando non ce l'aspettavamo. Ma lo sa che abbiamo dovuto rinunciare a un viaggio in Giappone? Poteva essere un'ottima occasione per Enrico, professionalmente. Forse tutta la nostra vita sarebbe cambiata. Con Anna è sempre stato un problema. Appena nata rifiutava il latte e soffriva di colite. Il suo latte? No, io non potevo darglielo. Rifiutava il biberon. Dimagriva. Poi un po' per volta si è rimessa e cresceva bene. Finché, verso i 2 anni... È nata Mirella. Proprio così. Ma lei non conosce Mirella. Dovrebbe conoscerla. Vuole così bene ad Anna. Temo proprio di dover andare. Non vorrei perdere l'aereo. Mi piacerebbe poterla accompagnare all'aeroporto, ma mio marito è in viaggio. E ci sono solo io a mandare avanti la casa. Viviamo così isolati. Non si preoccupi. Ho fuori un taxi. L'accompagno, dottoressa. Non sono dottoressa. Lei non è... Io cerco di guarire senza medicine. E lei pensa di riuscirci con Anna? Non siamo che all'inizio. Ci stiamo provando. Grazie comunque, signora. In questi mesi ho pensato tante volte di venire a Lucerna, ma creda, non me la sento. Mi scusi. Piace oppure non hai fame? Adesso la vedremo. Mia cara, se hai fame, devi mangiare qualcosa. Adesso la vedremo. Avanti, Anna, perché non mangi? Ho fame, ma non mangio. Adesso la vedremo. Adesso la vedremo. Sì, signora. Su, fa la brava, Anna, non voglio capricci. Su, mangia. Su. Requiem, mangiare, giallo, di sole. Requiem, mangiare, giallo, di sole. Requiem. Thank you.
Non è la prima volta! Non è la prima volta! Oh! Rubi le mele? Ferma! Ferma! Walter, dove è andata a finire la ragazza? Ma perché non la tenete chiusa? Non è la prima volta che ruba le mele. Ruba le mele? Dall'albero. Perché non si contenta di quelle per terra? No. Adesso Bianca è qui con te e ti proteggerà. Anna non deve più avere paura. Anna deve stare tranquilla. Perché ha trovato Bianca, che le ha portato un bel regalo. Guarda che belle. Sono tutte per Anna. È la fame. È la fame. Si muore di fame. Pensavo che ti piacesse. Le ho comprate per te. Non posso mangiare. È proibito. Anna vuole le mele dell'albero. Ma sono le mele dell'albero. Non sono quelle vere. Non sono quelle vere. Non sono quelle vere. Si muore di fame. Poi dicono che migliora. Erano 3 giorni che non si lasciava neanche più imboccare, povera Anna. Dottor Messer pensa proprio che ce la farà. Respira piano. Così. Ecco, tranquilla. Non agitarti. Sono io, Bianca. Non posso. Non posso. Bianca è qui con te. Non posso, non posso. Non posso, non posso. Non posso, non posso. Voglio quelle dell'albero. Quelle. Thank you.
Adesso la mamma darà da mangiare alla piccola Anna. La mamma dà da mangiare alla sua piccola Anna. È il momento di bere il buon latte della mamma. E così 10 anni fa, se non avessi piantato proprio qui questo melo, con Anna saremmo ancora al punto di partenza. Anche lei ha la sua parte di merito. Qui c'è una mela, una bella mela verde. Ma se Anna sta meglio, deve aver messo dentro questa mela qualcosa di singolare. Forse un simbolo portatore di una soddisfazione infinita. Lei cosa ne pensa? Lo sa come lo chiamano in clinica il suo metodo? Il miracolo delle mele. Pensavo a un'altra mela. Pensavo alla strega di Biancaneve, alla sua mela portatrice di morte. Forse Anna mi ha fatto diventare una fata perché teme che io sia una strega. Mele al posto del seno, ma perché verdi? Anna può mangiare le mele a condizione che non siano mature. Le mele verdi, in quanto mele non mature, appartengono all'albero, vale a dire alla madre. Sono il latte del seno materno. Dunque rifiuterebbe quelle mature? Perché sono staccate dall'albero. Perché rappresentano un altro latte. Forse il latte del biberon. Non avrei mai immaginato che il simbolo potesse diventare una realtà. Forse dobbiamo ammettere che esiste per l'uomo una possibilità di realizzazione simbolica. E questa potrebbe essere anche una strada per uscire dalla schizofrenia. È Anna che mi ci ha guidato. È lei. È lei che ha avuto il coraggio di impormi il linguaggio dei simboli e dei fantasmi di bene e di male che stanno dietro le gioie e le angosce di un bambino molto piccolo. Ma Anna non è una bambina molto piccola, ha 17 anni. Infatti. Ed è per questo che cerco di soddisfare simbolicamente le sue richieste infantili. La mela al posto del latte. Appunto. Allora perché Anna non voleva i cartocci di mele che lei le portava ogni giorno? Crede che un neonato accetterebbe dalla mamma un bidone di latte? No. È la madre che deve imboccarlo nella quantità voluta e a ore fisse. La trasformazione avvenuta in Anna è stupefacente e io stessa stento a credervi. Ora so che non è vero che gli schizofrenici sono incapaci di amare.
Anna è uscita dal suo delirio per entrare nella realtà. Agitazione e angoscia hanno lasciato il posto a una benefica calma. Così Anna ha trovato nuovi gesti e un nuovo modo di muoversi. La sua curiosità è quella di un bambino di fronte al mondo. Ma solo uno, perché è mamma Bianca che dà a mangiare a Anna. Ma non è una cosa meravigliosa? Allora siamo d'accordo. Passo a prenderti tra un'ora. Intanto faccio le commissioni. Anche la mia acqua di colonia? Certo, prima di tutto la tua acqua di colonia. Vuoi che ti accompagni fino al cancello? Oh no! La dobbiamo seguire? No, aspettiamo. Guten Tag, gnädige Fräulein. Che cosa desidera? Vorrei dei fiori. Abbiamo delle bellissime rose, dei garofoni. Vuole una piantina? Quelle? Ah, ha ragione. Sono un'altra cosa, piacciono a tutti. Basta una? Tutte. Tutte, ah. Ecco che splendore. Fa 100 franchi. Il vaso? Naturalmente è compreso, ecco. Kommen Sie herein, Fräulein. Farò 95. Lei straniera, vero? Oh, non sono per me, sono per Bianca. Per Bianca? Blanche, abita accanto. Sì, la conosco. È una mia buona cliente. A vostra. Possiamo andare? Sì, signorina. Anna, aspetta un momento, la signora è occupata. Mamma, ho una sorpresa per te. Anna. Signor Burton, ha visto uscire una ragazza coi capelli lunghi, bionda? No.
nostro bollettino per la gloria dell'anima. Thank you.
Io ricordo perfettamente le sue parole. Due infermiere per ogni malato. Era vostro dovere sorvegliarla continuamente. Era un impegno. D'accordo, signor Zeno. Come direttore della clinica è giusto che io accetti la mia parte di colpa, anche se in questo caso si potrebbe parlare quasi di fatalità. No, la colpa è della sua finta dottoressa. Noi altri ci siamo fidati. Abbiamo fatto tutto quello che avete voluto. Silvia. Ma basta, basta. Sì? Un momento. Sì. È qui Madame Blanche. Non la voglio vedere. Allora? La prego, faccia entrare Madame Blanche. Buongiorno. Come sta? Madame Blanche è qui per farvi una proposta che nella mia qualità di direttore della clinica, francamente, io non mi sento di condividere. Anzi, mi vedo costretto fin d'ora a dissociare la mia responsabilità. C'è così poco da spiegare. È molto semplice. Vorrei portare Anna a casa mia. Noi non le permetteremo di continuare a sfruttare la nostra bambina perché lei possa scriverci sopra una relazione scientifica da presentare a qualche congresso. Anna sta male, signora Zeno. Molto male. Ma se neanche il direttore della clinica le accorda più fiducia, vuole che noi continuiamo a crederle? E lei, signor Zeno? Non lo so. Ho bisogno di riflettere. Ti basta che abbia spinto tua figlia al suicidio? Venga, che ne parliamo tra noi. Madame Blanche, lei sa quanto io abbia ammirato il suo coraggio, la sua dedizione. Ma è giunto il momento di fare un discorso franco. Per quanto nobile, il suo tentativo è fallito. Con loro non c'è niente da fare. Gli schizofrenici ci avvelenano il sangue. Vuole un consiglio? Lasci che i genitori se la portino via al più presto. Il signor Zeno non ha ancora detto di no. A cosa? Al fatto di prendermi Anna in casa. E se non riuscisse a guarirla? Se la terrà in casa tutta la vita? Ma non valuta il rischio. E non mi rivolgo solo alla collega. Quando ho accettato di assumere fino in fondo per Anna il ruolo della madre, sapevo che le madri sono per i bambini la fonte di ogni bene. Anche di ogni male. Lei sa che proprio Freud ci ha insegnato a guardarci dalle ambizioni terapeutiche. Lei vorrebbe che io abbandonassi Anna proprio nel momento in cui sono diventata per lei la mamma cattiva, la causa delle sue sofferenze. Oggi Anna ha due madri e nessuna delle due è in grado di soddisfarla. Non esistono guarigioni miracolose. Ma è lei che ha parlato di miracolo. Già, mi sarò comportato con leggerezza. È proprio perché la stimo tanto, Madame Blanche, e adesso io la invito a riflettere e a rinunciare. Ci pensi. Ci pensi. Per oggi basta con la morfina. Io. Casa. Mamma. Adesso Anna andrà a casa dalla mamma. Ho slegato Anna e da 5 giorni vado avanti con la morfina. Anna ha delle crisi terribili di agitazione che la morfina riesce a risolvere momentaneamente. La ricaduta è così grave che
15 anni è regredita allo stadio più tenero dell'infanzia. Ma non posso continuare a somministrarle la morfina 3 volte al giorno. Un delitto è finito! Sento le voci! Le voci! Le voci! Sento le voci! Sento le voci! Le voci! Sento le voci! Le voci! Ho qualcosa per Anna. Dopo non avrà più male. Se ti tolgono qualcosa, Anna. Se tolgono il male, Anna non ha più niente. Anna è una mela caduta dall'albero. L'ha mangiato la mela. Anna è diventata una mela. E la mela è caduta dall'albero, è piena di formiche che la divorano. Sono ingorde le formiche, sono ingorde. Accumulano il grano nei granai. Anna sa che le formiche sono ingorde. Le formiche, le formiche. Ecco la tigre che proteggerà Anna. Farà da guardia alla piccola Anna in modo che nessuno si avvicini. Toccala. Mangia le mele, la tigre. La tigre mangia tutti quelli che tormentano Anna, ma non mangerà mai la mia piccola Anna. Le formiche, le formiche! La mela è caduta dall'albero! Formiche la mangiano! Solo il verde aiuta Anna! Voglio il verde! Il verde! Il verde! Il verde! Facciamo voglio il verde! Questo. Non possiamo continuare con la morfina. Sento le voci. Aiutatemi! Sento le voci. La mela è caduta dall'albero. Tante formiche stanno per entrare dentro di me. Il verde, il verde. Facciamo almeno qualcosa, verde, signora. Il verde, il verde, voglio il verde, voglio il verde, voglio il verde, voglio, voglio il verde, verde. Ecco, la mamma ha messo Anna nel verde. La mamma ha scacciato le formiche che vogliono entrare nella testa di Anna. E adesso la piccola Anna può dormire in pace. È il verde. Il verde. Non sento più le voci. Vedo tutto verde. Tutte le formiche sono scomparse. E la piccola Anna è al sicuro nel verde. Con la tigre che la protegge. Malgrado gli errori commessi in passato, continua a procedere per tentativi, sperimentando. È la morfina che mi ha suggerito l'analogia col verde delle veneziane. Il verde per Anna rappresenta la calma. Devo chiarire. Il tentato suicidio di Anna è stato provocato da una crisi di gelosia. L'aver visto un'altra piccola paziente vicina a me ha risvegliato la gelosia per la sorellina e per gli infiniti fratellini non nati che occupano il corpo della madre. Anna li vede come formiche in una mela. Ma nella penombra verde, che per lei rappresenta il corpo della madre, Anna è sola, in una felicità esclusiva. Forse la tigre è divorare per non essere divorati. È diventare
ciò di cui si ha paura per non avere più paura. È anche il primo simbolo infantile della realtà di Anna. A questo punto il mio compito è chiaro. Devo ricostruire passo per passo la crescita di Anna. Prima il nutrimento e il sonno, poi tutte le difese che le mancano. Anna è così regredita che ignora persino l'esistenza del proprio corpo. Vorrei crearle un sosia, un doppio, in cui Anna possa riconoscersi. Sono preoccupata per Candido. Dimagrisce ogni giorno. Forse non ha diritto di mangiare. Ma certo che ha il diritto. È la mamma che dà il latte a Candido. E anche Anna può mangiare come Candido. Vedi? Non gli è successo niente di male. Adesso bisognerà lavarlo. È così piccolino. Certo. Sara preparerà il bagno per Candido, mentre noi lo svestiamo. Non è il suo corpo, ma non è il suo corpo. La testa è quella di un bambino di 3 mesi, ma il corpo è troppo grande. Almeno 9 o 10 mesi. E come deve essere il corpo di Candido? Non è un corpo, non ha forma. Sì, Anna ha proprio ragione. Bisogna provvedere subito a dare a Candido un corpo che combini con la testa. La testa ha una bocca per mangiare. Il mangiare va nel corpo e il corpo prende forma. Signora, il bagno è pronto. Anna, vieni. Non si può fare il bagno a Candido. Il corpo non è il suo. Buongiorno. Buongiorno signora, in che posso servirla? È rotto? Vorrei per questo bambolotto un corpo più semplice. Forse un corpo di pezza. Lo vuole imbottito? Eh. Come quelle bambole? Le piacciono? Mi pare un corpo giusto. Magari. Allora le stacchiamo la testa così. Poi le gambe. E le braccia. Vedrà che in 3 giorni sì. Le farò il lavoro, signora. Collar. Grazie. Collar, benissimo. Arrivederci. Arrivederla, signora. È proprio il corpo che va bene con la testa. È il corpo di Anna. È come quello di Candido. Sì, ma non è il corpo che conta per Anna. È la bocca e la testa. Mm, certo. La bocca per mangiare e la testa per guarire. Anche Anna ha un corpo come Candido? Certo. E la mamma vuole che sia ben lavato, pulito e profumato. Questo corpo è il mio. Sì, è il corpo che Anna ha avuto dalla mamma. Allora il mio corpo sono io, Anna. Fanno un altro più alto.
Perché non hai la voce? Perché sono raffreddata. Lo sapevo che mi avresti punita. Ma cosa dici? Prova a chiamare la mia voce e la voce tornerà. Voce della mamma, di qualcosa come prima. Anna! Ancora. Anna, senti la mia voce. Voce della mamma, riposati. Non dire più niente. Anna, per favore, mi vuoi aiutare a mettere a posto i bicchieri? Sì. Non così, al contrario. Bene, anche questi. Brava. Perché mamma Bianca non viene? È ancora occupata, ha detto che devi mangiare. Cosa c'è, Anna? Se non vieni, come faccio a mangiare? Anna mangia la carne. È la mamma che gliela dà. Anna mangia la carne. È la mamma che gliela dà. Ecco, così mangerai tranquilla. Senza di lei, potrà mai abbandonarla. Quando Anna sarà abbastanza sicura di sé, non avrà più bisogno delle mie cure. Sarà lei stessa a lasciarmi. La guarigione che si misura dall'ingratitudine. No, dall'indipendenza. Guardo la sedia vuota e mi rendo conto che fra qualche tempo Anna non sarà più qui. Oggi Anna può fare a meno della mia presenza, perché mi porta stabilmente dentro di sé. E sono io che la devo perdere. Sento dentro come un lutto, ma questo è il prezzo di una nascita. Ma Anna, sei ancora lì? Devo proprio andare. Oh, Anna, ne abbiamo già discusso abbastanza. Ti prego. Da sola? Devi pure abituarti a uscire da sola. Anche se non ne voglio. Ma è naturale. Su, da brava. Va. Ma non stancarti. Signorina, sì. Mi dia Roma, per favore. Sì. 876-263. Sì, grazie. Sì, grazie. L'ingegner Zeno al telefono.
Allora non mi vuoi più. Passami la biancheria. Di almeno che ti dispiace. No. Sono felice. La biancheria, ti ho detto. Adesso mi viene da piangere. Ma sono felice. Perché è tutto così difficile? Perché sei nella realtà. Ma tu mi devi aiutare. Io non voglio più soffrire. Neanch'io vorrei. E questi? Vuoi portarli via? Tanto non mi servono più. Bianca, ce la farò. Certo. E lei? Cosa le dirò? Io non la conosco. Non so neanche che faccia abbia oggi Mirella. Non so proprio. Bianca. Sì. Dimmi almeno che verrai a trovarmi. Ora che Anna è guarita, che può parlare normalmente con sua sorella e sta per affrontare il momento del ritorno in famiglia, io penso a tutto quello che le devo. Dopo 18 mesi, due lunghi inverni e un'estate di analisi quasi quotidiane e di ininterrotta convivenza con Anna, oggi io mi rendo conto di aver imparato molto da lei. Ed è proprio per questo che voglio chiudere il diario di una schizofrenica con le parole di Freud. Questi ammalati si sono distolti dalla realtà esteriore ed è per questo che su quella interiore ne sanno più di noi e possono rivelarci cose che senza il loro aiuto sarebbero rimaste impenetrabili.